Ciao a tutti e benvenuti nella piazza digitale di Non Rischio per la città di Firenze. Siamo qui per parlare oggi e rispondere alle vostre domande sui rischi di terremoto e alluvione. Ora siamo 8 associazioni, ora sono presenti Dares Toscana e Croce Rossa Italiana. E siamo qui per rispondere per i prossimi 20 minuti alle vostre domande sul rischio. Sì, le vostre domande, noi ovviamente siamo qua al fine di sensibilizzare la popolazione a intraprendere quelle che sono le buone pratiche di protezione civile, ovvero sia dei piccoli accorgimenti che possiamo fare in maniera preventiva prima dell'accadimento di un evento calamitoso. In questo caso noi stiamo parlando di terremoto. Quindi vogliamo, diciamo così, spiegare, illustrare delle piccole azioni che possono in qualche modo aiutarci a superare questo evento, al momento in cui ovviamente questo evento ci colpirà, perché all'improvviso non possiamo preventivarlo, ma possiamo mettere in atto delle piccole accorgimenti tali per cui ci possono aiutare al momento in cui l'evento avviene. Ovviamente al momento in cui questo evento avviene è un evento che sconvolge sia in maniera pratica sia in maniera anche psicologica, quindi prepararsi per tempo aiuta a affrontare anche questo evento in questi due, su questi due piani. Non so se ci sono No, domande. ancora non ci sono domande. Ricordiamo che la campagna è promossa dal Dipartimento di Protezione Civile insieme con ANPAS, con INGV e Redis. E appunto vogliamo diffondere le buone pratiche di protezione civile. Dicono che non riescono a vedere. Sì, perché non doveva ancora Ah, ok, partire. questo è l'altro. Ok, non ci sono Non domande. ci sono domande, però ci sono domande. Le domande, ora parliamo di rischio terremoto, quindi sarete, spero, curiosi di sapere cosa dobbiamo fare durante prima di un terremoto. Cosa potremo fare per prevenirci un po' dall'evento sismico? Sicuramente fermare i mobili alla parete per non avere il rischio che durante la scossa queste possano andare a cadere su una persona, Sul che sta, letto. esatto, che sta bene contro le librerie, gli armadi, che sta dal muro. Sicuramente poi cercare di sistemare anche gli oggetti più pesanti in basso e non in alto, in modo che nell'evento sottosismico se non crolla tanto addosso. Infatti, i pensieri della cucina potrebbero essere fissati in modo che possono, si aprono solo se vogliamo aprirli e non se cade qualcosa. Certo, guardare diciamo, intorno a noi all'ambiente in cui viviamo e quindi prendere diciamo, di spunto in modo tale che al momento in cui avvenga l'evento di terremoto non ci trovi impreparati. Quindi individuare nella nostra abitazione quelli che sono i potenziali rischi di appunto, caduta di oggetti che ci possono in qualche modo ostacolare al raggiungimento di quello che ognuno di noi deve individuare nella propria abitazione come il luogo più sicuro dove andare a riposare, a ripararsi nel caso in cui l'evento accada. Quindi, Camilla ci chiede, ho visto il video dello zaino, ma che medicine è consigliabile metterci dentro? allora, le medicine da mettere dentro lo zaino sono, se una persona ha delle patologie particolari, ovviamente i famosi medicinali salvavita. Quindi se una persona ha il capo di palla deve mettere le medicine, così se ha altre patologie, una persona che sta facendo ovviamente un ciclo di Kenny per pasticche, quindi deve portare via i medicinali che sono usati. Sommati a questo ovviamente se un kit di pronto soccorso, quindi con i medicinali che potrebbero essere utili una volta usciti a dare primo soccorso alle persone. Quindi, appunto basici che ognuno di noi può portare fuori, portare quanto quando normalmente abbiamo in vacanza. Ci stanno chiedendo anche, scusa, signor Antonio ci chiede, dopo la scossa di terremoto esco da casa, ma poi dove mi devo
Prepare. Allora, bisogna rifarsi nell'area di raccolta del piano della protezione civile del proprio comune. Quindi va bene informarsi al proprio comune qual è il punto di raccolta del proprio punto, del proprio territorio. Informarsi di se c'è un piano di protezione civile e richiederlo se non è stato risposto ancora. Certo. Pierluca chiede: sono un signore anziano con disabilità e diabetico. Volevo sapere come mi devo comportare per essere pronto all'evento. Ovviamente la persona con disabilità deve comunicare la propria condizione di disabilità al comune, in modo tale che il comune sappia che in quell'abitazione esiste una persona disabile, e poi ovviamente unirsi di quelli che sono i medicinali, come dicevamo prima, salvavita, che possano appunto preventivare un'assenza dall'abitazione prolungata e quindi possano in qualche modo aiutarlo nel superare questo periodo di tempo in cui se la casa non è stata disegnata, in ogni caso la persona viene allocata all'esterno, fuori dall'abitazione, affinché non vengano fatti i controlli da parte delle autorità competenti. Per il momento non ci sono più domande. Però ci si potrebbe allacciare alla domanda di Antonio, che diceva appunto, l'ha detto, dopo la scossa. E infatti, magari, infatti tu hai scritto dopo la scossa, perché durante la scossa non bisogna muoverci, cioè non bisogna tendere, scappare, farsi prendere dal panico, ma è bene aspettare la fine della scossa prima di uscire di casa. Ma rilasciarmi la sua domanda, in modo tale che questo punto sia un po' più chiaro. Certo, uscire di casa, però anche osservare dove avete l'esterno, che cos'è, ad esempio io abito all'esterno, ho delle abitazioni vicine, cioè dei palazzi, dei vari. Quindi uscire di casa però in qualche modo allontanarsi dagli edifici che possono in qualche modo cadere. Quindi individuare un'area in cui non ci sono traduzioni elettrici, non ci sono edifici che possono cadere, perché o anche vasi, se passesse camminando lungo gli edifici potrebbe non cadere l'edificio ma cadere il vaso in testa, quindi allontanarmi dall'edificio in modo che non mi possa cadere niente addosso. Ma prima di uscire di casa, chiudere gas, luce e acqua e munirsi di scarpe, cioè scarpe da ginnastica, in modo che uno non si ferisce con i detriti che possono trovare per terra. Altra domanda. Ma la protezione civile non potrebbe lanciare un'allerta come viene fatto per il meteo? La risposta è no, purtroppo, perché non siamo ancora in grado di prevedere un terremoto. Non è possibile ancora prevederlo, quindi non si può lanciare definitivamente un'allerta. Però diciamo possiamo capire come funziona il terremoto, quindi attivare tutte queste precauzioni che ci possono aiutare a limitare i danni. Esatto, perché un buon comportamento da parte del cittadino può aiutare tanto per i danni che può provare il terremoto. C'è un'altra domanda. Firenze è una zona a rischio sismico? Sì, soprattutto la zona del Mugello ha registrato nei secoli vari eventi sismici. Comunque tutto il territorio italiano è più o meno un territorio a rischio sismico. Quindi anche se quando uno si sposta anche per vacanza così, è bene sapere come reagire agli eventi, quindi come premunirsi da vari danni che diceva Elena. Sì, è bene sapere, durante l'attività quotidiana che uno principalmente svolge, io lavoro qua a Firenze devo sapere che è una zona mediamente sismica, mi sposto per lavoro e vado nel Mugello, sicuramente è una zona molto più sismica, quindi facciamo di conseguenza. Esatto. E poi conoscere anche gli edifici e le zone, appunto i comuni in cui si va, quindi conoscere non solo il piano di protezione civile in cui, della città in cui vivo, ma anche il piano del comune dove lavoro o del comune in cui vado in vacanza, così da essere premuniti in ogni occasione. Certo.
perché l'evento porta lì in qualsiasi momento, esatto. Non è detto che quando siamo a casa, ma anche quando siamo in ufficio, e quindi è bene sapere anche per chi ha i figli, quelli che sono, le azioni, cosa fare per eventualmente andare a prendere i figli, l'eventualità digitale di prendere la macchina, perché le strade sono ovviamente di maggior necessità per i mezzi di soccorso, quindi evitare le comunicazioni con il cellulare, quindi evitare di disagiare le linee telefoniche che sono anch'esse necessarie per i mezzi delle associazioni sono necessarie per quanto riguarda l'aiuto da parte delle associazioni, da parte dello Stato al raggiungimento delle persone che hanno necessità. Vediamo se ci sono altre domande. Al momento no. Andrea, prima hai detto appunto che quando magari uno si sposta per andare in vacanza, è bene conoscere il luogo dove uno appunto andrà a soggiornare. E qui ci potrebbe rilasciare sul fatto molto comune che spesso noi d'estate andiamo al mare e possiamo e sappiamo che, come appunto avete detto, che il terremoto viene all'improvviso, non possiamo saperlo prima. Però bisogna sapere che se siamo in località marittime, il terremoto può portare anche altre, un'altra forma, diciamo, di rischio, che se volete insomma andare a voi. Cioè, che se come diceva Elena, se un terremoto avviene in zone marittime, soprattutto se il terremoto avviene in mare, se l'epicentro è in mare, può accadere un altro evento, un altro rischio, che è il maremoto. Il terremoto non è l'unica causa del maremoto, però è una delle cause, è la causa principale. Cosa accade? Vediamo il mare che arretra, la battigia che si prolunga, e a un certo punto arriverà, con un tempo che dipende da quanto è forte il terremoto e da altre cause, un'onda. Cosa dobbiamo fare? Recarsi in un luogo alto, nella parte più alta del comune marittimo o in cima a un edificio. Un altro segnale dell'arrivo di un maremoto è una sorta di rombo che si sente come un treno in lontananza. Anche in questo caso, così come non si può prevedere il terremoto, non si può prevedere il maremoto. Però esiste un sistema di allertamento la cui tempistica dipende dal mare dove siamo. Più è grosso il mare, più l'onda ci metterà a propagarsi. Ci sono delle domande. Una di Antonio: come non siamo in grado di prevedere un terremoto? Punto di domanda. E allora su cosa ci possiamo basare? Ho sentito parlare di terremoti che si ripresentano puntualmente dopo 20 anni, 50 anni, 100 anni, sempre nella stessa zona. Questa è la domanda che ci fa Antonio. Diciamo che appunto sulla base del fatto che si sono registrati terremoti possiamo dire che un territorio è più o meno sismico, però e con che entità di terremoto si può, con che forza si può presentare il terremoto, ma non posso sapere quando avverrà, quindi in quel senso non può essere previsto. C'è un'altra domanda di Tessa. Se uno ha un animale da compagnia dopo il terremoto, chi si può rivolgere per avere un aiuto per recuperarlo nel caso in cui fosse scappato? Domanda difficile. Caso... Io direi alla polizia municipale, semplicemente. Un'altra domanda di Valentina. Valentina Di Leo: come posso sapere se la mia casa è costruita con criteri antisismici? E bisogna rivolgersi a un tecnico che conosce la storia del proprio edificio, bisogna sapere quando è stato costruito, quindi la normativa con cui è stato progettato, poi se sono stati fatti degli interventi successivi, e quindi capire come sono stati fatti, cosa è stato fatto e come è stato fatto. Però bisogna rivolgersi a un tecnico.
competente in materia. Allora, vediamo se ci sono altre domande. Per il momento no. Ancora non ci sono altre domande. Torniamo a cosa fare dopo il terremoto. Sì, abbiamo visto appunto come bisogna muoverci dopo la scossa. Magari appunto se abbiamo persone intorno a noi dopo l'evento, bisogna cercare di aiutare le persone che sono vicine, qualora il luogo è sicuro e ce lo permette. Essere nostri, cercare di fare un primo soccorso a quelle persone che vediamo che sono un po' in difficoltà. Se il luogo è sicuro ed è un momento che ce lo permette. L'importante appunto è che lo scenario sia sicuro, quindi prima di muoversi fare una certa azione. C'è un'altra domanda? Sì. Veronica ci scrive: dopo il terremoto e dopo che sono uscita di casa, come faccio a sapere se e quando rientrare? Beh, questo è solo un punto, bisogna attendere, una volta che ci troviamo, andiamo nelle aree di attesa, le autorità ci daranno le giuste indicazioni per dirci quali sono le azioni che dobbiamo compiere, perché non dobbiamo muoverci in modo autonomo, ma dobbiamo seguire quelle che sono le indicazioni e le direttive delle autorità competenti. Finché non ci siano, possiamo rientrare, né utilizzare appunto i servizi, ne abbiamo preso prima, quindi l'acqua, luce e gas. Importante non accendere le piani vive, perché ci potrebbero essere delle fughe di gas e quindi si potrebbero sommare ovviamente all'evento calamitoso delle eventi complementari di esplosioni, perché si potrebbero essere rotte durante il terremoto tubature di gas, e quindi le condotte idriche e le condotte ovviamente del gas. Sì. Quindi il fatto di utilizzare, come si dice, la torcia qui, la torcia, ha proprio una funzione per vedere, perché la prima utenza che cade in caso di terremoto è l'elettricità. Quindi immaginiamoci un evento che accade di notte, al buio, dobbiamo evitare di accendere l'interruttore, quindi di utilizzare la torcia che sarebbe buona norma avere vicino al letto, sempre funzionante, in modo appunto che ci possa aiutare a vedere in caso appunto in cui l'evento accada. Se ci abbiamo tempo, facciamo che leggiamo anche questa domanda di Massimiliano, non so se abbiamo. Massimiliano dice: ci sono corsi di formazione su come comportarsi in caso di terremoto? Ci sono appunto, si può collegare al sito della protezione civile e guardare quelle che sono i video, tutte le buone pratiche che vengono suggerite e totalmente consigliate, in modo tale che queste pratiche poi piano piano diventino la normalità per ognuno di noi. Potete consultare anche il sito di Meno Rischio, in cui sono riportate tutte le buone pratiche di cui vi parliamo, vi parleranno i nostri colleghi, a cui lasciamo la parola. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo per averci fatto le domande e ora passiamo a la parola a Simone che parlerà delle discordine. Grazie a tutti. Allora, affrontiamo un nuovo tema, ci presentiamo intanto magari i compagni di fronte a noi. Allora, io sono Ombretta Pecchioni e faccio parte dell'Associazione Pubblica Assistenza Humanitas di Firenze. Buongiorno a tutti, io sono Mario Pazzi e anch'io faccio parte della Pubblica Assistenza Humanitas di Firenze. Io invece sono Tessa Piazzini della Fratellanza Militare, sempre della città di Firenze. Io sono Laura Pazzi, faccio parte della Pubblica Assistenza Fratellanza Militare di Firenze.
Allora, noi nei prossimi 20 minuti parleremo con chi è interessato del rischio alluvione. Quindi fate domande, aspettiamo le vostre domande in diretta. È la giornata giusta, oggi insomma, ci siamo svegliati con una pioggia battente e insomma, tutti noi siamo di Firenze, abbiamo, se non ricordo personale, ricordi trasmessi di quello che è stato l'alluvione, di tutto quello che ha portato. La grossa differenza rispetto al tema di cui abbiamo parlato prima è che, contrariamente al terremoto, ormai le tecnologie ci aiutano molto, quindi abbiamo tante possibilità di prevenire danni, di evitare che succeda ciò che è già successo, di limitare i danni che purtroppo potrebbero comunque capitare. Abbiamo costruito argini per la sicurezza, abbiamo potenziato dighe e bacini per il deflusso delle acque, però lo scopo di questa campagna è che ogni cittadino sia responsabile, quindi atti e comportamenti prima, durante e dopo per la salvaguardia sua e per la salvaguardia degli altri. Quindi insomma, è il momento per fare domande. A volte, anche se sembrano piccole cose, ogni piccolo gesto può essere d'aiuto, quindi non siate timidi. Siamo qui insomma per tenervi compagnia per i prossimi 20 minuti. Una cosa importante che, specialmente con il rischio alluvione, da tenere presente è la tipologia del nostro territorio. Difficilmente un'alluvione si presenta in luoghi dove non c'è già stata. Di contro, un'alluvione si può presentare molto più facilmente in quei territori in cui si è già verificata. Quindi uno può andare anche a informarsi presso gli uffici tecnici del comune per sapere, rispetto alla propria zona dove uno abita, se ci sono rischi specifici più o meno gravi per presentarsi di una regione. Chiaramente l'importante è che ci sia una memoria di quello che è successo nel passato. E normalmente, se ci fosse venuti a trovare in piazza, avremmo avuto a disposizione la cosiddetta linea del tempo. Cos'è la linea del tempo? È un insieme di notizie che possono essere apparse sui giornali, che possono derivare da diari, lettere, manoscritti, foto, quadri, che ricordano gli effetti di un certo fenomeno, in questo caso parliamo di alluvione, su un determinato territorio. Quindi, ad esempio, su Firenze è chiaro che tutti, per ora, come diceva Testa, si ricordano che cos'è stata l'alluvione del 66. Se lo ricordano per esperienza personale più anziani, ma per esperienze magari raccontate da genitori o nonni, le persone più giovani. Il problema è che la memoria che si mantiene nella popolazione non dura più per più di 75 anni, circa 3 generazioni. Dopodiché se ne inizia a perdere la cognizione. Per questo è importante che ci siano degli studi che ci consentano di sapere nel tempo come si sono riprodotte le alluvioni su un certo territorio. Io posso dire solamente una cosa. Nel 66 io avevo 8 anni e ho un ricordo vivissimo dell'alluvione, perché c'era mia madre, era fuori per lavoro, e mio padre, anche lui, tornarono, che erano bagnati fino alla vita, e io la prima cosa che io dissi è: ma meno male, non si andrà a scuola. Però ragionando da bambina, da piccola. E invece dopo, quando l'acqua salì, si rischiò di perdere la casa, si rischiò di perdere tutto, è stata una cosa veramente tragica, ho persone che hanno perso tutto, persone che purtroppo lì nel mio quartiere sono morte perché non ce l'hanno fatta a salvarsi, non ce l'hanno fatta, persone anziane.
la mia nonna che era inferma, invalida, la portarono sui pompieri perché non ce la facevano. E sinceramente è un ricordo ancora vivo nella mia mente, una cosa veramente triste. E se riusciamo tutti a fare dei piccoli, ora magari non vorrei dire la parola sbagliata, delle piccole cose, dei piccoli gesti, prima di tutto non essere... Scusami se ti interrompo, finalmente i nostri seguaci hanno cominciato a chiederci un po' di cose. Abbiamo un paio di domande in cui ci chiedono, per esempio, se si può utilizzare l'acqua del rubinetto dopo un'alluvione. Assolutamente no, perché non sappiamo se... insomma, molto probabilmente le condutture sono state danneggiate. Non è più acqua pulita, non è più acqua potabile, assolutissimamente no, non va bevuto l'acqua del rubinetto. Altra domanda che ci è arrivata, questa molto interessante, anzi sulla città di Firenze in particolare, perché come si diceva prima, tutti ci ricordiamo la grande alluvione del Largo, ma più recentemente sul Largo sono state fatte grandi opere. Però noi abbiamo tantissimi piccoli fiumi, tantissimi torrenti, tantissimi anche fiumi tombati, e per esempio ci chiedono se gli affluenti piccoli sono pericolosi come i grandi fiumi. La risposta è sì, perché non sono prevedibili, anzi la piana dell'Arno è una piana che sta lentamente, mentre gli affluenti, i piccoli torrenti non sono prevedibili, quindi da bassi avere poca acqua possono arrivare con una pioggia, riempirsi e andare in piana molto velocemente. E oltretutto anche questo è qualcosa che piano piano abbiamo imparato, io personalmente facendo il servizio anche di monitoraggio della piena si impara sempre qualcosa di nuovo, di comportamenti che a volte non pensiamo che possono essere pericolosi. Per esempio, abbiamo tutti l'abitudine di andare a vedere quanto stanno crescendo i torrenti o quanto crescono, insomma, i fiumi via via che si... O sui ponti, certo, tipicamente. Non andiamo a vedere sul ponte di ferro come sta andando la piena. Attenzione, perché appunto, se la piena dell'Arno cresce lentamente, la piena di un torrente o di un fiume come il Mugnone cresce invece magari repentinamente, noi non facciamo in tempo a metterci in sicurezza. E anche dopo, ancora più attenzione, anche questo io personalmente non lo sapevo e l'ho scoperto, ricordiamoci che l'acqua mangia il terreno circostante, quindi anche quando è passata la piena non ci avviciniamo ai fiumi, perché potrebbero aver scavato sotto la terra degli argini, aver creato dei vuoti e quindi magari il terreno è cedevole e noi finiamo dentro l'acqua senza rendercene conto. C'è un'altra domanda, sempre a proposito dell'acqua potabile. Dice Elena, dopo quanto posso riutilizzare l'acqua? Non c'è un tempo specifico dopo quanto si può usare l'acqua, ma bisogna stare attenti a quello che le autorità del territorio ci comunicano, perché chiaramente nella situazione più fortunata potrebbe essere che non ci siano mai stati danni all'acquedotto o alle tubature e quindi l'acqua è immediatamente potabile. Però se ci fossero stati dei danni all'acquedotto, è chiaro che l'acqua non sarà potabile fin tanto che non saranno stati fatti gli interventi di ripristino e quindi le autorità preposte comunicheranno tramite mezzi di comunicazione che l'acqua è di nuovo potabile. Comunque anche in quel caso si consiglia eventualmente di farla scorrere a lungo in maniera da cercare di ripulire eventualmente le tubature. Pierluca ci chiede se può dormire tranquillamente abitando al piano terra, se c'è un'allerta meteo. Io penso proprio di no, anzi in quel caso è bene iniziare a mettersi in sicurezza e andare ai piani alti, cercare di aiutare le persone, diciamo, anziane o che non si possono muovere liberamente.
proprio non dormire tranquillo, proprio non credo. Ricordiamoci però che le arti medie hanno delle scale di, sì, delle scale di gravità, quindi il comune informa progressivamente dell'eventuale aggravamento delle condizioni meteo, quindi diciamo che l'atteggiamento non è quello del panico, ovviamente, no, che è sempre da scongiurare, è quello di essere accorti, quindi sapere che la prima allerta vi dà un primo allarme che mi permette di cominciare, come diceva appunto la mia amica, a mettermi in sicurezza, a predispormi all'eventualità in cui io devo allontanarmi da casa mia in maniera abbastanza veloce e chiaramente continuare a tenermi informato. Abbiamo ormai tantissimi mezzi, abbiamo i Twitter che ci possono essere mandati dalla Protezione Civile, abbiamo le allerte che appaiono nei pannelli lungo le strade, abbiamo ovviamente tutte le pagine social, quindi abbiamo tutti i media che vengono utilizzati nel caso in cui la situazione si aggravi. Quindi lo scopo è quello di prevenire, essere pronti, quindi avere sempre a disposizione una piccola borsa pronta per allontanarsi, ricordarsi di chiudere le utenze, perché appunto può essere pericoloso lasciare la luce accesa, il gas acceso, ricordarsi dei vicini di casa anziani che magari non hanno la facilità a muoversi, quindi giustamente nel caso in cui ci fosse bisogno di muoversi, suonarli e cercare di spostarli insieme a loro. A questo si ricollega anche un'altra domanda che è arrivata da Gianni, che ci chiede se ha senso, quando l'acqua sta già crescendo, mettere in salvo la macchina, eventualmente dove puoi metterla, no? A proposito di questo, possiamo anche introdurre il concetto dell'allerta meteo. Come vedete da questo cartellone, ci sono sostanzialmente tre livelli di allerta. Ci sarebbe anche il livello di allerta verde, che però denota una situazione normale, quindi non viene considerato come livello di allerta con periodo. Invece, come vediamo, ci possono essere tre livelli: il giallo, l'arancione e il rosso. Questi sono tutti livelli di allerta in cui c'è un rischio reale che possa succedere qualcosa. Chiaramente l'estensione dei danni e del territorio individuato può variare a seconda del livello, quindi l'allerta gialla è un'allerta che vale anche per l'immediatezza del corso del fiume, ad esempio. L'allerta arancione significa che l'estensione può essere anche maggiore. L'allerta rossa significa veramente che il rischio è che un vasto territorio sia coinvolto dall'allerta. Spostare la macchina. Certo, spostare la macchina, l'allerta arriva in genere almeno un giorno prima dell'evento. Quindi è necessario capire che se c'è un'allerta gialla, rossa o arancione, se devo proprio spostare la macchina lo devo fare il giorno prima, perché l'allerta dice dalle ore 12, per dire, del giorno tale, come c'è il rischio di un allertamento. A quel punto, siccome siamo distanti nel tempo da quel momento, allora sì che posso andare a spostare la macchina. Certo è che se l'esondazione o l'alluvione è già in corso, no, non è troppo pericoloso uscire e spostare la macchina. Anche perché la macchina facilmente va in galleggiamento e quindi c'è il grosso rischio di essere portati via dalla corrente dell'acqua. Abbiamo risposto a una domanda che abbiamo visto, che è di Chiara, che dice: come faccio a sapere se la mia casa si trova in una zona a rischio alluvione? Allora, teoricamente si può andare in comune e anche leggere il piano di emergenza del comune, dove ci sono tutte le informazioni, vi dicono anche dove sono le aree di attesa della vostra zona, lì potete trovare le informazioni e logicamente anche sapere se in queste zone ci sono state in passato altre alluvioni, vi può aiutare. È sempre una cosa a cui fare attenzione, perché per ora abbiamo parlato insomma di azioni di prevenzione magari, però è chiaro che purtroppo il
tutti noi non è detto che siamo a casa o che siamo già in un luogo sicuro nel momento in cui si dovesse verificare un'alluvione o uno stato che porterà a breve un'alluvione. Magari siamo in macchina perché stiamo tornando dal lavoro, magari eravamo a fare la spesa, magari eravamo andati a trovare qualcuno a piedi. In particolare ricordatevi di fare attenzione ai sottopassi. I sottopassi si allagano molto facilmente e molto velocemente. La maggior parte dei sottopassi ormai sono allarmati e hanno anche dei segnalatori visivi che si accendono nel momento in cui la situazione può diventare di potenziale rischio. Quindi se siete in macchina è buona norma nel momento in cui sta già piovendo copiosamente, magari da un po' di tempo, non utilizzare i sottopassi e prestare sempre attenzione alle segnalazioni luminose e quindi agli eventuali segnali di allarme che già vi avvisano di non procedere oltre e quindi di non andare a ingombrare il sottopasso, che è una situazione estremamente pericolosa. Ricordatevi sempre oltretutto non solo della sicurezza vostra, ma della sicurezza anche degli altri che nel caso potrebbero essere chiamati a soccorrervi. Quindi nuovamente credo che lo scopo di questa campagna e l'obiettivo sia quello di essere tutti informati, per essere tutti consapevoli, per fare un piccolo pezzetto di lavoro che può fare, quindi venire, come dire, in soccorso ai soccorritori cercando di ridurre al minimo comportamenti che potrebbero mettere in pericolo se stessi e gli altri. Quindi in particolare in una città come Firenze, molto abitata, molto trafficata, con piani stradali molto diversi, prestate particolare attenzione all'utilizzo della macchina e quindi se possibile spostatela prima che l'allerta meteo diventi più grave, mettetela nei piani, spostatela magari in zone più alte, in zone collinari, in strade un po' più sopraelevate. Fate attenzione anche nel caso in cui vi prendesse una grossa pioggia e quindi una possibile crescita, diciamo, di un'esondazione, ovviamente a spostarvi rapidamente se siete a piedi in zone sopraelevate, e prestate però attenzione anche al dopo. Anche questo, come accennavamo prima, ragioniamo sempre con l'emergenza, ma c'è sempre anche un dopo. Piccolissime cose, ad esempio, quando l'acqua si ritira le strade si riempiono di fango. Fango scivoloso, quindi attenzione, ci possono essere tombini aperti e quindi ci si può magari salvare dall'alluvione e rompere una gamba semplicemente perché abbiamo avuto così la fretta di uscire di casa subito dopo che le acque si sono ritirate. Come sempre stiamo molto attenti, nonostante la comprensibile volontà di rassicurare, di essere rassicurati, a non intasare le linee telefoniche, non intasare con l'utilizzo di cellulari per lasciarle libere a chi ha veramente bisogno di utilizzarle, quali soccorsi. E soprattutto, visto che stiamo usando uno strumento social, utilizziamo i social con accortezza, non andiamo in giro a fare filmati da poter postare mettendoci in una situazione di pericolo solo per poter dire: hai visto, sono andato sul greto del fiume mentre il fiume faceva l'onda di piena, perché magari avete fatto il selfie, ma poi il telefono finisce in acqua insieme a voi. Quindi, nuovamente, insomma, l'avviso, il consiglio è quello di stare attenti e non fare niente più che azioni di buonsenso. Tenetevi informati, perché è importante. Ecco, c'è un'altra domanda, ma a proposito dell'informazione e anche delle informazioni che vi arrivano sui social, possibilmente cercate di capirne la fonte, perché se la fonte è un'istituzione, il comune, la provincia, la regione, un'associazione di volontariato che si occupa di protezione civile, allora l'informazione è un'informazione seria e può essere tranquillamente condivisa. Un'informazione la cui fonte non è nota potrebbe essere anche fuorviante e creare più danni di quelli che sono quelli che potrebbe fare la persona. Altra domanda da Gianni. Abito vicino ad un corso d'acqua secondario, quasi sempre è secca. Posso stare tranquillo? Beh, direi come per tutte le altre informazioni che abbiamo dato. I fiumi
i piccoli affluenti, anche quelli che sembrano potenzialmente molto tranquilli perché sono in secca, a fronte di una data di pioggia consistente, crescono molto rapidamente, molto velocemente e tendenzialmente con una forza maggiore di un grande fiume. Quindi, come abbiamo detto più volte, sì, uno può stare tranquillo, ma deve stare informato e deve essere pronto a eventualmente muoversi secondo le indicazioni fornite dalla protezione civile e dai propri comuni, perché la situazione potrebbe rapidamente peggiorare. Quindi, ed è importante che comunque siano fiumi puliti, nel senso che non ci siano buttate le foglie, che non ci devono essere buttate, quindi in quel caso avvertire chi è competente all'identità del fiume. Noi vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete dedicato. Se avete ulteriori domande, continuate pure a postarle anche su questo canale social, quello del Comune di Firenze, e lì riceverete ulteriori risposte. E diffondete queste buone pratiche. Ora lasciamo il campo ai nostri colleghi e vi salutiamo. Ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, siamo ritornati con il rischio terremoto. Noi si fa parte dell'associazione Geometri della Protezione Civile, che è l'unica associazione tecnica riconosciuta dal Dipartimento. Siamo abilitati per fare le verifiche strutturali durante il post sisma e anche post alluvione, in particolare nel post sisma. Quindi se avete bisogno di farci qualche domanda anche un pochino più tecnica, fatela pure, perché siamo due tecnici abilitati. Tanto a me comunque c'è anche l'associazione LARIS nella persona. Sì, LARIS Toscana e Croce Rossa Italiana, come associazione di volontariato. Se ci sono delle domande, fatele pure, in modo tale che noi vi si può un attimo anche rispondere tranquillamente. Precedente c'era una domanda forse per quanto riguarda sembra che di Maio le pareti di lui avevano fatto delle prete sul soffitto di casa. Vuoi parlare te? In caso di scossa di terremoto esiste una funzione del COC, che è la funzione censimento danni. Ogni singola persona che nota all'interno della propria abitazione delle crepe o dei danni deve fare segnalazione, è consigliato anche che faccia segnalazione in modo tale che i tecnici poi incaricati possano verificare strutturalmente anche l'immobile, in modo tale che si riesca a dare anche l'agibilità o l'inagibilità parziale o totale dell'immobile. Quindi la verifica è bene sempre farla fare a dei tecnici, anche per una semplice crepettina. Abbiamo una domanda, Liuba, che ci chiede come ci possiamo riparare in casa. Allora, per quanto riguarda durante il fenomeno del sisma del terremoto, in casa praticamente bisogna cercare di trovare gli architravi all'interno dell'abitazione, sono attenti quelli che fanno sulle altre porte, e oppure sotto il tavolo o dei tavoli, se ci sono, chiaramente devono essere tavoli robusti quantomeno. E queste sono principalmente le zone dove sono più considerate sicure se il palazzo è una struttura in cemento armato. Se il palazzo è in muratura, sempre sotto le porte, chiaramente cercare comunque di
evacuare il prima possibile una volta che è finita la scossa. Abbiamo un'altra domanda. Se sono all'aperto, quali sono i luoghi più sicuri? Allora, nel momento in cui c'è una scossa è sempre meglio allontanarsi da qualsiasi tipo di edificio che abbiamo nei pressi, quindi stare lontani dalle cornicioni, da eventuali colonne, monumenti e così su. Quindi la migliore cosa è quella di conoscere il piano di protezione civile del comune con le relative aree di attesa della popolazione. E da lì poi troverete tutte le associazioni volontariate del posto che vi danno assistenza del caso. Poi abbiamo Dario, che chiede: ho sentito parlare di sisma bonus, in cosa consiste? Il sisma bonus è un'occasione che ci dà, diciamo, il governo per mettere a norma, quantomeno cercare di situazioni tipo edifici in muratura o anche in intervallo, di adeguarvi alle attuali norme sismiche, perché ultimamente è stato visto anche negli ultimi terremoti anche edifici costruiti in cemento armato, però negli anni 70, 80, qualcosa anche 90, avere problematiche di struttura e di cedimenti. Quindi con questa occasione ci sarà la possibilità di fare dei lavori interni e anche esterni ai nostri edifici per renderli più sicuri a livello sismico. Allora, riallacciandoci a questa domanda, quest'ultima, hanno chiesto: come faccio a sapere se la mia casa è antisismica o è a rischio in caso di sisma? Per quanto riguarda la struttura, è bene fare un sopralluogo da un tecnico, e una volta il tecnico ha verificato con dei saggi e altri tipi di verifiche se l'edificio si può considerare sicuro. Chiaramente comporta una spesa, però questo all'interno dei sisma bonus sono tutte verifiche che sono comprese nella agevolazione. Non ho tanto altre domande. Al momento c'è quella di Massimo Coppi. Ah, ok, che dice: in caso una persona è invalida, c'è stata una scossa di terremoto, chi mi può aiutare? Ovviamente l'aiuto deve essere, dipende poi di qual è il grado di. Cioè, la scossa di terremoto che cosa ha provocato? Ovviamente ha provocato semplicemente, diciamo così, un danno strutturale, si tratta semplicemente appunto di un po' di panico, e in ogni caso la persona può ovviamente contattare le autorità per poi dopo avere il supporto necessario, sia un supporto anche di psicologico per quanto riguarda l'alterazione che poi la vita persona si riguarda ovviamente eventuali necessità proprio di supporto medico per la persona che ha avuto in valle in animazione. A riguardo anche delle verifiche strutturali che, tornando un attimo al discorso di prima, che vengono fatte nel post sisma, consiglio sempre, nel caso in cui una persona non si sente tranquilla nel rientro di casa, di far fare comunque un sopralluogo dai tecnici della protezione civile, in modo tale che vengano fugati ogni qualsiasi dubbio a livello strutturale. Naturalmente noi esistono due tipi di sopralluoghi, le cosiddette schede FAST e AIDES, che le schede FAST sono quelle un pochino più veloci nella compilazione, e mentre le schede AIDES bisogna che siano fatte da tecnici abilitati, come anche i tecnici della GIPRO. Queste sono due domande che riguardano le utenze, e ci chiedono se in caso di terremoto devono chiudere il gas oppure se devono essere staccati i interruttori della luce.
Sì, sia appunto gas, acqua e devono essere, sì, la luce devono essere staccate nel momento in cui si abbandona la propria abitazione e ci richiamo nei luoghi individuati come sicuri. Poi viene chiesto quello più sicuro di un'abitazione durante la scossa. Però sicuro durante una scossa è un po' difficile rispondere perché ogni abitazione ha le sue casistiche, le sue particolarità. Ripeto, può essere una struttura in cemento armato, può essere una struttura in muratura, per esempio l'Ottocento storico è prevalentemente fatto di edifici in muratura, solari sono in legno, quindi trovare un luogo più sicuro è un po' difficile rispondere a una domanda di questo genere. Generalmente si cerca di stare, come dicevo prima, sotto gli architravi che sono i punti che hanno come caratteristica quello di un po' proteggerti, diciamo, quando riguarda la caduta dei materiali che stanno sopra. Come abbiamo detto un po' prima, un tavolo ben robusto, ci può aiutare. Qualora uno ci avesse dei dubbi, ma... Certo. Come è assolutamente sconsigliato uscire di casa utilizzando l'ascensore. Bisogna utilizzare le scale sempre che le scale siano, abbiano adatto alla scossa. Dove è possibile trovare, la mappa del rischio sismico del comune di Firenze? Allora, sul sito della Protezione Civile. Di ogni singolo comune, all'interno anche del proprio piano, è previsto anche la mappa degli edifici a rischio suddivisa per zona. E poi appunto, vabbè, dopo una scossa prendo l'ascensore perché faccio prima e mi metto sotto un cornicione con i piedi nell'acqua. No, sono tutte cose che veramente non devono essere fatte perché appunto l'ascensore è sconsigliato perché ovviamente le persone possono rimanere intrappolate perché è pericoloso. Poi è buona pratica uscire di casa con delle scarpe. Quello che noi suggeriamo è appunto predisporre uno zainetto contenente, diciamo così, le cose di primo soccorso che possono essere utili al momento in cui ovviamente tenere questo zaino in prossimità della porta d'uscita, e lo zaino ovviamente dovrebbe contenere quelle che sono le cose che necessitano la persona di un'emergenza subito dopo una scossa, quindi un problema. Non era qualcosa che possa aiutare a mantenere il calore della temperatura, una doccia, i medicinali salvavita, una bottiglia di acqua, perché anche l'acqua, sia in caso del modo di idratazione, ovviamente l'acqua dei rubinetti, l'acqua dell'acquedotto non è consigliato utilizzarla. O anche qualcosa lì da mangiare, ovviamente tutto quello che all'interno dello zaino deve essere poi controllato assieme a un cellulare con una ricarica, con una batteria di supporto. Devono essere tutte cose che devono essere ovviamente controllate nella loro validità e nella loro funzionalità nel momento in cui se ne dovesse effettivamente avere necessità di utilizzo. Vanno comunque tutte funzionanti, certo, funzionanti perché possono servire, ma soltanto come oggi ovviamente a venire lui fa la differenza. Perché non ci si pensa mai, ma quando succedono questi episodi, purtroppo, avvengono di notte durante il mezzo del giorno. E quando siamo di notte e stiamo dormendo e avviene la scossa, noi tendiamo ad avere paura. Questa paura ci blocca. E i movimenti possono essere uscire, ma io esco, scendo dal letto, non ho le scarpe, non ho i calzini, quindi esco scalzo. Può essere sono rotti dei vetri, quindi camminerò su un pavimento dove ci sono dei vetri e arrivo fuori, non è detto che fuori ci sia uno spiazzo
libero, ma ci possono essere calcinacci, residui di legno, e quindi sono tutte situazioni che, quando ci si trova in questi episodi sismici, che non ci si pensa, però questa purtroppo è la realtà che non spesso viene raccontata, ma quando, ecco perché il motivo di questi dispositivi da tenere in prossimità è necessario per le prime 24 ore, perché sono quei momenti in cui sei di notte, sei d'inverno, sei uscito ma non hai un segno sul capo, durante la scossa non hai il tempo di ragionare, non hai il tempo di andare a prendere un indumento, non hai il tempo di metterti la scarpa. Questo comporta ad avere questo comportamento, diciamo, di gente, di portarsi ad avere quantomeno dei primi dispositivi di soccorso che ti possono un po' aiutare a mandare alle fine 24 ore il tempo che arrivano i soccorsi, perché i soccorsi sì, arriveranno, non è detto che arrivino subito. Come appunto i cellulari, per esempio, non è detto che funzioni, perché la rete può andare in picco, come spesso succede. Un'altra domanda: come possiamo aiutare a gestire lo stato di shock dei nostri familiari? Sicuramente facendo riconoscere le buone pratiche, perché comunque la conoscenza di come muoversi durante questo evento, quindi almeno una minima preparazione a quello che ci può succedere, sicuramente aiuta a gestire lo shock, comunque la conoscenza aiuta, e sicuramente aiutandoli ad affrontare l'evento, questo sicuramente può aiutare, tranquillizzandoli, comunque aiutandoli a compiere tutte le azioni in maniera corretta e portandoli in un luogo sicuro, come abbiamo detto, che sono le aree di attesa. Ecco, si pensa sempre al terremoto come durante e dopo. È vero sì che il terremoto non si può prevedere, però noi possiamo tutelarci. In che modo? Gli arredi di casa devono essere ancorati al muro, soprattutto se sono sopra dei letti. Perché come si diceva prima, in gran parte delle volte che succede un evento sismico succede di notte, purtroppo. Bella sì la coppa del figliolo, ma è bene che non stia sopra la testa dove dorme. Quindi cerchiamo sempre di tutelare la nostra salute, ancorare al muro almeno i mobili, quelli vicino a dove si dorme, e a togliere tutti quegli arredi che possono, oggettistica varia, che può creare danno alla persona. Qui appunto viene chiesto, dopo un terremoto esistono punti di raccolta? Sì. E esistono punti di attesa della popolazione e di ricovero della popolazione, che trovate tutto sul piano di protezione civile del comune. Del proprio comune. E sul sito della protezione civile. Quindi vi invitiamo a scaricare dal sito del comune e quello della protezione civile il relativo piano del comune dove risiedete, e di studiarlo magari. Sono altre. Guardando se per caso ci è scappata qualche domanda. Io ho punti di raccolta, l'abbiamo detti. Sì, anche nel periodo nei secondi della scossa, anche se è difficile, però cerchiamo sempre di mantenere la calma, di non andare in panico. Ripeto, è molto difficile anche per noi volontari nel momento in cui ci troviamo nell'emergenza, però l'invito che vi possiamo fare è quello di preparare, cioè conoscere il problema, e conoscendo sapete anche come poterlo affrontare, anche a livello psicologico. Esatto, anche perché non è il terremoto di per sé che provoca danno, ma il comportamento e tutto ciò, diciamo, che ha creato l'uomo praticamente. E non deve far paura di per sé il terremoto.
Noi ringraziamo per la partecipazione, diamo il cambio a altre associazioni che parleranno del rischio dell'alluvione. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti, noi siamo l'ultimo gruppo delle associazioni che ci hanno aderito alla campagna di non rischio relativa al Comune di Firenze e adesso ci presentiamo uno alla volta e approfondiremo ulteriormente il rischio alluvione. Molto di questo rischio è già stato approfondito, quindi proveremo a darvi ulteriori dettagli su questo rischio, su cosa fare e come buone pratiche di protezione civile. Io in presente sono Chiara Bianchini dell'associazione Cerchio Blu, che è scritta specifica del suo rischio, specifica, scusatemi, del supporto agli operatori di protezione civile e ha al suo interno il nome di protezione civile un nucleo di psicologi proprio che si occupano di fare supporto psicologico agli operatori di emergenza, di protezione civile e forze dell'ordine. Qui accanto a me Massimo Coppi della Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali. Ci occupiamo principalmente della protezione dei beni culturali. Chiaramente agiamo nella protezione civile come tutte le altre associazioni, anche per la protezione delle persone. Vai. Salve, io mi chiamo Stefano, faccio parte della VAB di Arcetri, anch'io faccio le pratiche di non rischio e parliamo praticamente della calamità dell'alluvione. Buonasera a tutti, io sono quindi per tutti gli approfondimenti sul rischio alluvione, sulle zone più a rischio, il punto di riferimento è il Comune di Firenze e il servizio di protezione civile. Vorrei poi approfondire ulteriormente il fatto dell'importanza dell'informazione e della comunicazione, cioè ovvero di restare aggiornati e informati quando c'è un allerta medio o comunque quando c'è un rischio alluvione. Perché è fondamentale non solo ma sapere anche dove trovare le informazioni quando c'è un allerta meteo o un rischio alluvione in corso. Noi dobbiamo proprio individuare chi sono le autorità che ci devono dare le informazioni, nel nostro caso la protezione civile del Comune di Firenze, che dobbiamo proprio tenere come punto di riferimento per tutte le informazioni quando c'è un alluvione o comunque un allerta meteo, sia gialla che arancione, in corso. A questo naturalmente i canali ufficiali della protezione civile del Comune di Firenze sono su internet, ma dobbiamo tener conto che anche i social network possono essere una piattaforma molto importante dove trovare le informazioni in caso di emergenza, in questa sarà rappresentata da un'alluvione o da un allertamento, ovvero per esempio anche in questo caso i canali ufficiali del Comune e del servizio. Sono arrivate delle domande, quindi proviamo a rispondervi. Sì. Allora, la domanda è: qual è il ruolo dei volontari in caso di alluvione? Beh, in caso di alluvione il ruolo del volontario è maggiore, come posso dire? Il ruolo, cioè noi siamo i primi, tra virgolette, a partire quando c'è questo rischio di alluvione. E mettiamo a rischio anche le nostre vite, insomma, cerchiamo di far capire anche agli altri come comportarsi, cioè di non andare nei seminterrati, non uscire in strada, chiudere porte e finestre, insomma, cercare di stare nei campi più alti possibili. Poi c'è un altro che vi chiede: nel caso di alluvione, quali sono le tre cose fondamentali da fare? Naturalmente salire con gli altri e non vedere un altro movimento, soprattutto di non andare a salvare la macchina se andiamo
i nostri beni che possono essere a rischio, dobbiamo pensare al più importante della nostra vita, quindi di non mettere a repentaglio la nostra vita stessa per andare a salvare un'auto che, per quanto un valore possa avere, non può valere mai per la nostra vita. Ci sono altre domande? Sì, che domande ci avvertono di una certa nubione. Che cosa devo fare? Allora, se ci mettono un'alerta migliore, chiaramente insieme c'è poi sempre un codice. I codici sono di vari colori. I codici possono essere giallo, arancione o rosso. Chiaramente un codice giallo è un codice che ci presta di dare attenzione all'evento in corso, ma non è che dobbiamo fare qualcosa di particolare. Dobbiamo solo stare attenti e non succede niente di grave. Mentre sul codice arancione già bisogna stare molto più attenti. Potrebbe crearsi un evento particolare durante la manifestazione idrogeologica e di conseguenza bisogna stare attenti a comportarsi nella maniera corretta, come si è detto prima. Il rischio rosso è il rischio più pericoloso. Quando scatta l'allarme con il rischio rosso, bisogna a quel punto cominciare a muoversi, cioè bisogna cominciare a spostarsi nei piani alti, bisogna cominciare a fare tutte quelle operazioni che ci permettono di mettere in sicurezza le nostre persone e le nostre mani. Firenze, come detto, è una città alluvionabile, l'ultima è stata nel 66, anche se sono state allargate gli argini, però anche negli ultimi 2 anni, insomma, il livello d'acqua è salito molto. Ecco, abbiamo rischiato un'alluvione, insomma. Anche l'anno scorso, quando piove, l'anno si riempì, anche con gli argini in questa maniera siamo sempre sottoposti a alluvione. Poi ci sono delle zone più alluvionabili, tipo Capinana, tipo Bagnanifoli, dove l'anno è più alto. Se abbiamo un'alluvione e siamo pronti, diciamo. Bisogna essere pronti a sapere come comportarci. Questa è una domanda molto interessante, dice: come posso dare una mano alla prima cittadina in caso di alluvione? Allora, possiamo vederla da più punti di vista, perché come privato cittadino già conoscere i comportamenti da adottare in caso di allerta media, di prevedere temporali forti o rischio idrogeologico elevato, è fondamentale. Quindi sapere che se c'è un'allerta media di non evitare le zone con i sottopassi che si possano allagare o comunque salire ai piani alti se c'è un'allerta di questo tipo. Quindi seguire la campagna di non rischio e approfondire i comportamenti da fare prima di un'alluvione, quindi quando viene emesso questo rischio, è fondamentale. Poi è fondamentale, aggiungo, che in qualche modo possiamo fare da supporto a chi realmente sa che cosa stiamo facendo, perché è importante contribuire, è importante sparare il fango, però è fondamentale, soprattutto importante, non lasciare il lavoro di chi invece sa come muoversi, quindi magari anche ascoltare consigli e chiedere, quindi in questo modo supportare anche i vicini, assolutamente sì, però fare le cose in maniera che siano poi funzionali per tutti. A volte il cittadino privato cerca di far bene, ma poi non essendo a conoscenza per bene la situazione rischia di far peggio. Esatto, e poi ci sono anche altre domande, quindi che possiamo anche racchiudere, ovvero come faccio a sapere se è previsto il rischio idrogeologico e dove trovo anche le notizie più attendibili in caso di allertamento, quindi anche quali strumenti e piattaforme posso utilizzare. Come sapete, la Regione Toscana con il CFR, il Centro Funzionale Regionale, emette le allerte meteo in base quindi alle previsioni meteorologiche che vengono fatte. Naturalmente con la comunicazione dell'allerta meteo viene diramata su tutti i canali della Regione Toscana e poi a cascata da tutto il sistema di protezione civile. Quindi è fondamentale quando c'è un'allerta meteo consultare il sito del proprio comune
per capire quindi se è interessato da questa allerta meteo in corso. Come applicazione dovete un po' vedere l'applicazione che ha adottato il vostro comune. Una potrebbe essere cittadino informato, che, su cui vengono a questa volta caricate le allerte meteo. Il comune di Firenze ha aderito, quindi se voi scaricate l'app cittadino informato sul vostro smartphone arriveranno le notifiche in caso di allerta meteo che riguardano il comune di Firenze. Quindi è un ulteriore strumento che vi permette di restare aggiornati in caso di allerte meteo. Quindi, perché comunque se la viene messa per esempio un'allerta gialla, che è quella più bassa, tranne l'allerta verde, però che non vuol dire che non ci sono rischi in corso, però in base all'evoluzione del meteo potrebbe essere elevata un rischio arancione. E per questo è fondamentale avere dei punti di riferimento a livello di informazione, che possono essere, come dicevo, la cittadina informata o il sito internet del comune, per capire se ci sono delle evoluzioni sotto questo punto di vista. Che sono poi i siti accreditati e quindi offrono dati certi, per cui anche attraverso l'informazione facciamo chiedere a quello che viene letto e diamo credito appunto ai siti ufficiali accreditati. Poi anche droni elettronici a volte si trovano per Firenze che dicono allerta meteo, codice arancione, ecco. Da lì codice giallo, anche se il codice giallo non va mai preso sotto gamba, cioè perché da un giallo passa all'arancione e al rosso ci dice poco. Esatto, e soprattutto quando c'è un'allerta meteo in corso, comunque si ha una situazione di emergenza, cercate di non utilizzare il cellulare per chiamare per esempio amici per sapere come stanno, perché è fondamentale tenere le linee telefoniche libere, che vengono anche utilizzate dai soccorritori per scambiarsi le informazioni oltre ai sistemi radio che utilizzano, però è fondamentale perché una persona che potrebbe avere bisogno di chiamare, utilizzare il telefono per chiamare i soccorsi, si può trovare la linea intasata. Quindi in caso di emergenza cerchiamo il possibile di limitare l'utilizzo del cellulare e di lasciare le linee libere per i soccorsi. Sì, in più, quando viene emessa un'allerta meteo, il comune di o salvo i livelli idrogeologici del fiume Arno e dei suoi affluenti, il comune di Firenze ha Firenze Alert, che è il sistema che vi telefona a casa del sindaco per informarvi sull'allerta meteo in corso o sul rischio in corso. Quindi se siete residenti del comune di Firenze riceverete una telefonata, in questo caso dal sindaco Dario Nardella, che vi avverte del rischio in corso e quindi vi dà anche le informazioni su come tenervi aggiornati per seguire lo sviluppo dell'emergenza. Due domande che si affinano. Allora, il discorso è, si possono usare e utilizzare i sottopassi e perché dicono di non usare la macchina durante la domenica? Poi, che tu la stessa cosa, bisogna stare attenti a usare i sottopassi perché si rischia di rimanere bloccati con la macchina nel sottopasso e di conseguenza di essere alluvionati. E di conseguenza non è il caso di usare la macchina durante un allarme alluvione. Non si deve nemmeno andare a spostare dal parcheggio o cose di questo tipo per metterla in sicurezza. Sì, esatto, perché comunque state mettendo a rischio la vostra vita. Poi, questo, molti sottopassi sono anche dotati di semaforo e quindi si accende in caso proprio di alluvione, quindi è un ulteriore segnale che vi indica di non utilizzare, di non passare da quella strada e quindi di usare una soluzione alternativa. E comunque, anche se l'acqua sembra buona, è bene non utilizzare il sottopasso, perché a volte non scatta l'allarme, ma... Sì, perché non ci rendiamo conto di quale può essere l'acqua. Ma anche quindi... per essere sul fondo. Un'altra domanda dice, nel momento in cui si verifica un trauma per l'evento, esso quanto tempo dopo emerge? Non abbiamo un tempo specifico a cui il trauma emerge, fondamentali sono sicuramente le 72 ore successive all'evento, quindi è necessario che ci sia un grande supporto in quelle ore, soprattutto per quanto riguarda gli adulti, perché proprio lì che poi la memoria viene scritta. Invece per quanto riguarda i bambini c'è un tempo diverso,
ed è fondamentale che le prime ore vengano trascorse in famiglia. Se non ci sono altre domande, io vi ricordo. C'è un'altra. Vai. Ho sentito parlare degli angeli della mente, come e quando intervengono. Gli angeli della mente sono solo quelli psicologi, quelli psicoterapeuti che si occupano di situazioni di emergenza. Quindi, di fronte a un evento drammatico, la psicologia dell'emergenza mette in atto delle figure che hanno delle competenze specifiche per affrontare l'evento. Quindi, la persona viene accolta, viene ascoltata, in modo tale poi che l'evento non venga cancellato dalla memoria perché non si è verificato, però che la persona riesca a trovare le strategie da mettere in atto affinché possa attivare le comportamenti funzionali. I numeri telefonici di soccorso non li comunicate, nemmeno con l'orario dell'Ufficio Nazionale non è possibile. Allora, il numero è 112, è il numero unico, e 055-7890 sala Stici. È il numero della sala della di protezione civile. Sì, allora il 112 naturalmente anche a breve anche in terapia. Il numero unico dell'emergenza, poi naturalmente c'è il numero del 115 del telefono a cui possiamo chiamare in caso di emergenza, e poi naturalmente il numero della sala operativa qui che avete mandato. E naturalmente poi in caso di emergenza sanitaria il 118 resta il numero da contattare. Naturalmente poi c'è anche il contact center del Dipartimento di Protezione Civile 400-840-840 a cui potete chiamare in caso di emergenza, in caso di richiesta d'aiuto. Se non ci sono... Un'altra dice, non uso l'acqua in bottiglia a casa perché vuole... No, io non uso l'acqua in bottiglia a casa perché vuole del rubinetto è molto buono. In caso di alluvione non devo bere acqua del rubinetto. Assolutamente no. Esatto, sì, rispondiamo a Raffaella, non deve avere l'acqua del rubinetto. Assolutamente, l'acqua del rubinetto no. Perché potrebbe venire delle tossine tossiche che andranno, se vengono causate, oppure delle temperature. Sì, oppure il rischio di alluvione, non lo so, entra nelle cantine e ci sono delle varie cose, sono dei saponi che si mischiano all'acqua, insomma. Non è bene bere l'acqua dopo la doppia, ecco. Esatto, perché potrebbe essere contaminata, quindi anche in questo caso dovete seguire le informazioni ufficiali che il Comune di Firenze vi darà, perché vi darà informazioni anche sullo stato dell'acqua, quindi se è possibile bere l'acqua oppure se il sistema idrico pubblico è compromesso e quindi non si può bere e utilizzare in casa. Quindi lo so che adesso per il rispetto del clima stiamo riducendo l'uso della plastica, ma forse avere una bottiglia d'acqua chiusa di scorta in casa è sempre utile. Io direi che siamo in chiusura, il nostro tempo a disposizione si è concluso. Vorrei ringraziare sia da parte del Cerchio Blu che di Cisum, che di Vado, di aver seguito per questo ulteriore approfondimento sulla visione. Io vi invito ulteriormente a seguire la campagna Io non rischio, che durerà per tutta la giornata di oggi, e di tenervi informati su Io non rischio sul sito internet ionorischio.it. Grazie mille e buona serata. Buonasera.